La collina morenica di Rivoli è protagonista di una riscoperta della vitivinicoltura. Ci sono testi medievali che testimoniano che sulla collina morenica si coltivava il nebbiolo. Ne parliamo con Paolo Piero, che è un viticoltore di Rivoli e Valsusa ed è socio dell'associazione Baratucciat. C'è un lavoro che è stato fatto da giovani entusiasti come lei perché questa tradizione si era ormai persa. Sì, la tradizione vitivinicola della collina di Rivoli si è persa ormai nel primo dopoguerra con l'avvento della Fiat. Piano piano si stanno riscoprendo, come per il nebbiolo, appunto come diceva lei, il testo citato nei rotoli della Castellania di Rivoli, dove appunto veniva descritto che era raccolto e vinificato per conto della Castellania e il nebbiolo. Ci sono tanta tradizione che viene riscoperta da giovani come me che possono essere un futuro guardando al passato. Ecco, la viticoltura, diciamo, prima che scomparisse e prima di ritornare era una viticoltura per autoproduzione, oggi invece l'ambizione vostra è quella di produrre per il mercato, farlo conoscere questo prodotto e farlo degustare magari anche nei ristoranti locali. Assolutamente sì, consideri che io il mio nebbiolo, il mio Nibiol lo definisco un ambasciatore delle produzioni storiche per la storia che ha e per quello che può rappresentare per un territorio come tutta la collina torinese, la collina rivolese, ricca di storia ma che deve ancora essere riscoperta. Ecco, dal punto di vista, come dire, organolettico, questo prodotto rivolese che caratteristiche ha rispetto ad altri nebbioli, ad esempio? Io dico sempre che è in equilibrio tra il nord e il sud Piemonte. I terreni del sud Piemonte, i terreni delle Langhe, acidi, con i terreni invece del nord Piemonte, più alcalini. Qua invece siamo proprio in perfetto equilibrio, su terreni morenici, quindi formato grazie a un ghiacciaio ricco di nutrienti e di elementi utili alla formazione di ottimi vini, ottima uva. Quindi l'invito è a venire a Rivoli e a cercarlo, questo vino di Rivoli. Esatto, è venire a cercare Piero, l'unico produttore di Rivoli.